questo filmato vedremo una funzione molto importante di Risto It, la comunicazione continua tra la sala e la cucina. Quindi su questo dispositivo che vediamo è installata l'app Command per i camerieri. Sul nostro tablet abbiamo inserito l'app gestione, in questo caso la stampante virtuale, dove al posto di stamparle possiamo vederle anche a video le comande oppure stamparle tranquillamente, avere l'uno e l'altro, però con una serie di dati. In questo caso ci focalizzeremo sulla preparazione, ok, preparazione da sala. Quindi facciamo un esempio: il nostro cameriere prende un ordine al tavolo numero 2, dove andremo a ordinare due antipasti, due bucatini e un arrosto misto, due arrosti misti. Quindi fatto questo daremo come prima portata i bucatini, come seconda portata l'arrosto misto e sull'antipasto classico non andremo a digitare nulla, in modo che è intesa che bisogna prepararla immediatamente. Fatto questo, il nostro cameriere darà la conferma dell'ordine, inserirà il numero di coperti. E cosa succede? Che in automatico avremo la stampa, otterremo la stampa in automatico che adesso andiamo a vedere. Quindi, ecco da subito l'antipasto, la prima portata e la seconda portata con l'arrosto misto. Bene. Cosa è successo nel frattempo? Che in cucina hanno ricevuto sull'ok preparazione da sala che vanno preparati immediatamente gli antipasti. Infatti, se noi torniamo sull'app comande e riprendiamo il tavolo 2, vedremo che l'ordine, ecco, le voci sono tutte in bianco tranne la terza, antipasto classico, dove c'è scritto dato ok preparazione. Quindi questo è stato inviato in cucina. Infatti in cucina hanno l'ok della preparazione di questo piatto. Fatto questo, cosa succederà? Che la cucina lo preparerà nel momento in cui l'ha finito di preparare. Basta che cliccherà sulla voce, la sala verrà avvisata. E quindi il cameriere cosa riceverà in automatico? Una notifica sul telefono, quindi anche se sta facendo altre comande, comunque la vedrà. Ecco, la scritta è cambiata, cioè ci dice pronto dalla cucina, quindi avvisa il cameriere che il piatto è pronto per andarlo a ritirare. Oltre a questo è arrivata qui una notifica dove vedremo per tavolo numero 2, antipasto classico, e quindi si capisce che per il tavolo numero 2 è pronta questa voce. Bene, fatto questo, cosa succederà? Che nel momento in cui il cameriere vede che i clienti stanno terminando gli antipasti, dovrà dare l'ok per i bucatini. Quindi, per dare l'ok alla cucina, che cosa succederà? Basta semplicemente selezionare la voce desiderata. In automatico il dato cambierà, quindi dirà dato ok a preparazione, quindi il cameriere sa che ha dato l'ok alla cucina. In automatico in cucina cosa succederà? Che arriverà la voce che vanno preparati i bucatini. Quindi anche in questo caso, nel momento in cui la cucina avrà approntato il tutto, seleziona la voce, automaticamente la sala verrà avvertita. Quindi anche se il cameriere sta prendendo altre comande o altre cose, comunque arriverà la notifica, come vedremo a breve, con, ecco, l'avviso che per il tavolo numero 2 sono pronti i bucatini. Idem dicasi nel momento in cui i nostri ospiti concludono con il primo, e quindi va inviato in lavorazione l'arrosto misto. Anche qui in questo caso il nostro cameriere selezionerà la voce automaticamente verrà inviata in cucina, e quindi in cucina vedranno un'altra volta la voce dopo alcuni secondi, che per quanto riguarda gli arrosti vanno preparati. Ora, quest'app noi la possiamo vedere, questa per la cucina, questa della stampante virtuale, sia su un tablet come nel nostro caso, oppure può essere anche installata su un televisore, come in questo caso da 50 pollici, in modo che se avete delle cucine ampie o insomma, del personale che comunque deve visualizzare il tutto subito, immediatamente, senza avere dei piccoli tablet o dei piccoli dispositivi, c'è la possibilità di installarla anche su un televisore, come in questo caso da 50 pollici. Fatto
Fatto questo, anche in questo caso, l'operatore cosa potrà fare? Che nel momento in cui è pronto, potrà semplicemente selezionare con il telecomando e arriverà, come abbiamo visto per gli altri piatti, l'avviso al cameriere dicendo che il piatto è pronto e quindi che va ritirato in cucina. In questo modo, il cameriere e la cucina avranno sempre un contatto diretto e non ci saranno più errori e sarà tutto molto più efficiente.